Massimo Barbolini, Treviso, terzo posto in Coppa dei Campioni, un risultato che comunque a ottobre poteva essere interessante, giudicato in maniera positiva. Tu come lo giudichi oggi? Giudico sicuramente positivo essere arrivato qua, perché quest'anno la Champions League con questa formula, visto il girone che avevamo, non era assolutamente scontato, visto anche il quarto di finale che abbiamo vinto, una bellissima doppia sfida con Fenerbahce, è una cosa che ci ha reso veramente orgogliosi del nostro lavoro. Poi è ovvio, quando arrivi te la giochi per vincere, però voglio dire, se quest'anno una volta solo, ed è stato nella World Cup, abbiamo battuto Vakif, evidentemente un motivo c'è, evidentemente loro hanno qualcosina in più e ieri l'hanno messo in maniera forse più evidente, in quanto sono stati veramente bravi e noi abbiamo fatto veramente fatica anche nei momenti in cui potevamo fare qualcosa di più ed entrare in partita, per cui bravi loro, merita loro. Penso che questa finale, come dicevo i tuoi colleghi, è ovvio un buon risultato, perché l'abbiamo ottenuto giocando bene, giocando contro una squadra che ha giocato penso una buona partita, una partita molto buona, e può essere di buon auspicio per il proseguo. Adesso abbiamo campionato turco da finire, abbiamo la World Cup da andare a difendere in Giappone, per cui è ovvio, è molto la palissia, cioè dire che è meglio vincere che perdere, però vincere in questo modo soprattutto penso che sia una cosa molto molto positiva. Dobbiamo cogliere l'aspetto positivo di questa finale, che sicuramente sulla bilancia c'è più la delusione per non essere riusciti a giocare, ad essere di là adesso che giochiamo, però alla fine c'è il fatto che ci siamo, penso che le ragazze siano state brave, ecco, soprattutto questo, perché per chi fa sport, per chi magari lavora per 6 mesi per arrivare per un risultato, svegliarsi il giorno dopo, anche se ce lo siamo meritati anche di non vincere, per cui, però svegliarsi il giorno dopo e dover andare a giocare una partita senza un grandissimo significato rispetto a quello che ci si aspettava non è così facile. Le ragazze invece penso che siano state molto brave e via, adesso dobbiamo continuare così, siamo lì, adesso iniziamo, abbiamo altri 2 appuntamenti, non ci si ferma mai, il bello di allenare una squadra di questo livello è anche quello. Senti, con 2 appuntamenti così importanti ancora da giocare, qui in Italia invece si fa un gran parlare di volley mercato, è presto per parlare di te in Italia l'anno prossimo? Ma penso proprio di sì, penso che non è presto, è prestissimo, adesso abbiamo appena finito uno dei 3 appuntamenti, adesso ne abbiamo 2, ripeto, adesso bisogna che stiamo molto molto concentrati, perché il 3º-4º posto è molto importante in Turchia alla fine, perché chi arriva 3º qualifica per la Champions, chi arriva 4º qualifica per la Certo, per cui è un appuntamento importante, ci troviamo noi e Vakif, tra l'altro ci troviamo ancora il Vakif e loro sappiamo come in Turchia siamo veramente una corazzata, però vedremo un po' cosa succede.